Allora. Hai ritrovato? Sì. Buongiorno, buonasera. Qualunque cosa voi state vivendo in questo momento. O qualunque cosa voi state vivendo in questo momento. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Sono qui in compagnia di Lorenzo e Giada, ma non si vogliono far inquadrare perché sono delle persone di me. Oh, mi sono mannaggia. Perché sono delle persone orribili. In ogni caso, io ho preso un po' che questa sera stiamo mangiando tre cose diverse: Lorenzo al Burger King, già dal Mac. Non c'è tipo nessuno di coerente in questo gruppo. Siamo andati in tre posti diversi. Fatto sta che c'ho una fame bestiale. Comunque, questo posto è stupendo per fare video. Devi vederlo. Quello che ti dico, Maria. Non si vedono. Non è mancato il macco. Mamma mia, se me l'ha mancato. Ok. Serio. Mamma mia, che ho fame. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Poi rilevati. È un grande. Mi sa che abbiamo tutti fame. Tanta. Già, ma tu manco l'acqua hai preso? Ce l'ho. Ok. Pure fresca. Si è avvicinato un cane grande. Sì, lo so, mi ha detto mamma. Non riesco a prenderlo. Cioè, se prenderlo non mi si avvicinato perché non mi si via. Io non so cosa mi ha fatto passare quel cane. Vabbè. Sì, è un cane di pastori. Lorena, qua si è appareggiata. Vabbè, che abbia passato qualcosa di brutto sicuro. L'abbiamo nominato così tanto forte. No. Ma davvero? No, non lo so, perché è situazione. E ti stavi a vedere? Posso avere una vodka? No, non c'è niente della pubblicità, ma... Boh. No, non può guardare. Allora, guarda l'inquadratura, per favore. Ah, perfetto. Io che pensavo che avrei dovuto spostare la scrivania, mettermi qua dietro e tutto. Lo sai che Angela ci sta veramente video? Davvero? Carina Angela! Voluto spiegare. I tuoi video sono molto rilassanti. A parte quando sclero con te. Le persone pensano che tu sia... Sì, perché non mi fai il video rasatura? Io penso che fra un po' il mio telefono muoia. Mi serve un caricatore iPhone. Ma scusa, ci sono dei telefoni? Ci sono io, già, lo passo. Ma dove lo attacca? Non lo so. Ma questo è il problema. Non so quanto resisterò. Il mio telefono perché... Oh, sbagliato il caffè. È un po' stomaca. Mamma mia! Siete delle persone incivili perché state mangiando pure sul letto. Mi posso inquadrare un attimo? Ma non succede niente! Ma non ho paura, dai, per favore! Ma perché c'è tutto? Beh, devo tagliare. Fa vedere il mio... Ovvio! C'è la gente? Prossima settimana facciamo un video sushi con Valerio! Valerio ha detto di fare la pantina più piccante del mondo, ci provare. Non male. Io però non sopporto tanto il piccante. Se facessimo un video in cui proviamo tutte le Pringles? No, ma io voglio provare la piccante. Giada, ma ti senti male? Questo è bello. Al
aspetta, ma soprattutto posso dire di Valerio? Su YouTube posso dire di Valerio? Non c'è nessun problema. È Valerio. Ah, è sempre stato. Oh Maria, perché? Che bello, riesco a fare un mukbang fatto bene a casa nuova. Che vuol dire tirare la lingua? Ah, non so. Che vuol dire? Sì. Che vuol dire Beth? Cagno. Dove devo tirare? Ce ne stanno uno, due, tre, quattro, cinque. Tira su uno, tira. Ma guarda. Cioè. Già, no. Vieni qua con me. Ma io faccio schifo, cioè. Condizioni, no, Giorgio, guarda, mi si è schizzato tutto. Ma non è questo il cavolo. Dai, serio, facciamo un mukbang di sushi. Già da quella è la mia parte di letto. Se ti andiamo ad andare qua. Ho capito. Se io vengo a scoprire che hai messo gnagna fuori. Non è scalata. No! Tu cosa avresti fatto al posto mio? Io dormo sempre con gnagna. Ho capito. Ma se ci avessi avuto lei là in cantino? Abbiamo dormito tutti quanti qua dentro. Perché sono pure io. Lorenzo, leva il telefono perché se solo sento la musica durante il video e mi danno il copyright, ti fracasso. Tutto spendo, dimmi un po'. Io lo sento. Ah, non dica. Ma non puoi parlare. Chiunque sia andato a Chieti oggi, data 1 settembre, al concerto di Silent Bob, mandate i video a me, poi io li giro a Lorenzo, così sembrerà come se ci fosse stata al concerto, più o meno. E ti scherza. Se conoscete Silent Bob, per favore, mi fate mandare un video saluto in cui saluto a Lorenzo. È possibile che qualcuno lo conosca, non lo sai. Vi ringrazio. Ma Lorenzo è tipo fissato. Cioè io conosco ogni minima canzone nonostante io non ascolti quel cantante. Ma perché macchina la mettere più grande? Ma io ascolto solo quelli. Almeno siamo arrivati ad un incontro in cui all'andata metto io la musica e al ritorno mette lui. Cioè tipo all'andata lui è quello depresso che sta zitto e io canto. Al ritorno è un po' il contrario. Ma io a forza di sentirlo me ne imparo. Madonna mia, sono congelato. Io penso che sia fatto di sotto di piano schione. Uscire lo schione. La congestione. Oh, non so più usare le bacchette. Serio, allora lo facciamo un vino sushi. Molto bello. Questo guardi che vuole dopo mi piace. Ah, tu non lo puoi fare. Ti metti una maschera. Vabbè, Lore, dai! Ma mica possono essere così fiscali! No, secondo me. Ma chi mi conosce a me? Quindi adesso devo andare a togliere ogni video in cui ci sei tu. Posso lo togliere? Sì. Ma non li leverò mai. Perché mi devi pagare per toglierli. Quanto vuoi? Ma tutto il restante dei soldi che possono generare nei prossimi anni. Una cifra approssimativa? 50, 100. A video. A video. No, mi sono un po' guardo. No. Ma io un pezzo di scorpio. Io devo andare a fare una visita. Perché faccio veramente fatica. Come vomiti? Già tu non vuoi capire quanto era fantastica la commessa del Mac di Ascoli che ci ha consegnato il Mac Wrap al pollo. Mamma mia, io ti amo, cioè mi hai messo un'allegria assurda, cioè veramente ha aperto il cosetto. Ciao, salve, buonasera, ecco a voi il Mac Wrap di pollo, ma tutta con... Mamma mia! Mi sarà successo qualcosa di bello. Forse si voleva andare a sbrigare. Però era felice. Oddio, ma mi sento male.
Comunque Lorenzo ha finito di mangiare. Già da quasi. Ci metto poco. Io sto ancora così. Speriamo che te lo finisci. Sì, non me lo finisco. Di salita non andrò niente. Poi ho più grande. Solo che penso che a una certa avrò bisogno di una forchetta. Non mi sa. Oh Giorgia, ma io stanotte la dirò. Oh, quindi sotto è tutto bello. Ragazzi, se questo non è amore, non so cosa sia. In che senso? E cominciare a raccontarti Silent Bob. Come facevi ad andarci? Col treno. E vai, che ti devo dire? Ma non è il biglietto. Come? Sono benissimo. Quale volo non hai mangiato, scusa? Questo. Mamma, non dovevi fare videochiamata con Valerio? Devo prima... espellere tutta l'aria. E anche, a parte quello. Devo cancellarli, devo dargli da mangiare, poi devo andare sotto dei gatti. Voi ragazzi, guardate via. Maria, hai visto che Maria ha rotto il cazzo? Il cavolo! Guarda, si vede tutto ciò che cade, sei un buco nero. Come a te? Lo so. Ma poi parte la regna. Ma io sono consapevole di questa cosa, Maria no. Maria non è consapevole di se stessa, può essere consapevole di essere un barile? Senti Lorenzo, posso cacciare anche te? Ok, scusa. Era per fare un esempio comunque. Vabbè, allora, se io sto ancora giù sotto, voi siete ancora qua su sopra. Mi dovete dare una sistemata, io voglio avere le cose, non voglio avere le vostre. Perché devo andare a cercare prima che si porti notte. Ti serve il mio telefono per caso? Sto stancando qua vicino. Comunque si è andato in macchina, mi vedo cacciare la cosa. Si è messo a giocare con Bobby, Billy, là, come cavolo si chiama? Marciangelo, no. Che sta facendo gnagna? Sta giocando con la tenda. Con la tenda. Ah, ma hai visto l'invagliatura? Oh, Gio. Come stai lì? L'ho vista. Bellissima. Ah, vuoi vedere un altro film? È già 3 ore che sta vedendo. No, 4 ore. Sta guardando, Riempi il cazzo solo. No, aspetta, a parte che ora iniziate a festa d'amore. No, guarda più. Quando guarda più? Quando guarda il film della Marvel. No, no, si è festa da tipo. Guarda, è festa d'amore. Cioè, ti ho visto 4 ore in quel momento. Ma metà di fu. Ma è il freddo che fa. Allora, capito? Io mo ci sistemo le mie cose, ma sistemate le vostre. Io le Giorgio, ti posso la invent. No, dico di buttare la... Silenzio! No, non dove settarlo. Vabbè, comunque già tu, metti a posto il filo dopo, e quella che ti danno più là. E lì pulisci. Qua pulisco io perché non posso dire proprio io. Non mi sento male io. Ok. Non mi va più. È finita? Cioè, senti che buon odore, che buona cosa! Ora lo chiudo. Se hai comprato... muore il mio. Comunque, io ho finito di mangiare. Quando ho finito tutto di mangiare, penso che il video sia finito qui. Sembra... cioè, tu hai dentro in testa. Senti, non li so ancora gestire. Mi serve tempo. Catolini, tu c'hai la muraglia cinese che ti arriva qua! Guarda che non mi arriva qua, eh! Comunque c'è comunque la muraglia cinese! Non è vero! Guarda che roba! C'hai gli ostrici! Guarda, è normale! Ma manco le sfumati! È tagliato di tempo! È normale! Secondo messaggio me, di YouTube! Secondo me, comunque, tra voi due, il Milan è più forte. Non vuoi dire più niente, lascia fare, basta, mi rammincio. Teramo? Oh, mi ha scritto qua Teramo. Teramo? Vabbè, non lo dico. Dillo? No. Dillo? No. Oh, ridammi. No. Feticisti. Hai visto? Guardate che sleppa. Guardate. Ve la vendo, vi vendo le foto. Scrivetemi, poi vi mando tutto su Instagram. Ma le foto di che cosa?
50 euro a foto, ma eh. Cioè, non andiamo sotto. Ma che andiamo a fare la danza. Ma che? Ma dire, andiamo. Ma dove vieni? I tuoi però. Però. Perché sono più pelosi, sono più grandi. Cioè, no, sono pelosi proprio. Mi faccio la foto della pianta, delle ditine, del collo del piede. Me le mando tutte. Però 50 euro a foto perché, cioè, dai. Pure piede di un calciatore, cioè un calciatore che poi si è infortunato perché altrimenti avremmo fatto i milioni veramente. Sono scarso io, ma che cazzo stai a dire? Sono scarso. Vabbè, in ogni caso scrivetemi su Instagram se volete le foto dei piedi, ve le mando veramente. Però mi pagate. Esista. Ma sei scema, questa è dirigente. Dirigente è proprio raccomandabile. E tu l'hai dire perché non sono i miei piedi, io vedo i tuoi piedi. Ma la gente vuole veramente i miei piedi? Sì. Cercato veramente i piedi quelli grossi, pelosi. Ma che schifo, amore. Cioè, un'immagine bruttissima. Cioè, un'immagine di un... Il piede peloso. Vabbè, comunque. Stiamo continuando il video col telefono di Lorenzo, quindi se vedete una qualità diversa e un po' di zozzo sulla videocamera, è colpa di Lorenzo che non pulisce mai. Allora, ho fatto una domanda importante a Lorenzo. Sì, però è interessante, del tipo del fatto che se io si stava così, cioè identica, spiccicata, però con, come posso dirlo, senza la bacchetta magica. Ah, perché cioè il kinder non lo sgraviamo la bacchetta, però il cosetto dei maschi, ecco. Se lui avesse iniziato comunque la relazione, cioè io fossi, cioè così identico, stesso carattere, stessa faccia, stessi capelli, stesso tutto, però al posto di lei c'era lui, c'era Ian. Non te lo saprei dire. Dai! Non so, cioè io non mi giudico. Sì, ma sei stata comunque io! Il pesce? No. Chi? Saresti stato un uomo? No, non te ne so, malformazione, nasci così, no? Nasci donna col pistrello. La donna di pistrello. Non so se può accadere. Vabbè, a parte il fatto che è una probabilità quasi nulla. Vabbè. Proprio a me dove succede cose del genere. No! Comunque dai, accendiamo. Cosa accendi? Il fatto che te lo saresti fatto bene. No, sincero no. Non me la sentirei come persona più che altro. Perché? Ma non per un fatto di qualcosa che è diverso. Per un fatto è proprio non ci riesco io, è un mio limite di essere umano. Non ce la farei. Completamente etero. Sì, bello. Etero, ma non vuol dire che vado contro a persone che piace altre cose. Però se ci fosse quel ragazzo bello, non ti ci vedresti. Per niente. Cioè, non mi ci vedrei io. Però che ne sai, se lo chiedi, che ne so, un'altra persona, dici, ah, vabbè, a me non mi cambierebbe nulla, va bene. Cioè, come lo stesso discorso, tu conosci una ragazza e scopri che prima era un uomo, no? Ci sta quello che dice, guarda, io non ti giudico, però io non me la sento. E ci sta quello che dice, no, vabbè, io posso pure stare, e dirti. E dici, a me non cambierebbe niente se mi si presentasse un ragazzo che prima era una ragazza. No, vabbè, se ci resta un rapporto di amicizia, ben venga, a meno che io non so di dire, cioè, io vado d'accordo con tutti. Per carità. Però se ci vuoi intraprendere una relazione con una persona che prima era uomo, io personalmente non ce la farei. Io personalmente. Abbiamo messo il signor Iannetti in difficoltà. Quindi mo salvo pure il tuo cognome. Cercatelo. Vabbè, poi lo bippo. Tagli, no, bippi. Vabbè, allora non te la faccio la domanda all'anverso, perché a te non cambierebbe nulla. Non so se riuscire ad andare con una donna. Dovrei provare, però non posso. Aia! Vai!
Vorrei andare in una ronda. Ma che puoi provare? Io mi cavo di provare ad andare con un uomo. Sei esperienze da fare. Io sono 30% sicuro di quello che mi piace. Io no. Grazie. L'importante è saperlo anche dopo 3 anni di relazione. Ma che ne sai? Finché non lo provi, non lo puoi. Ma io non voglio provare, io sto bene così. Mi piace questa cosa. A me non me ne frega niente se io devo stare con una persona, no? Devo stare in un gruppo di amici con una persona che è omosessuale, transessuale, bisessuale, pansessuale, omnisessuale, perché sì, a me non mi crea problema. Io personalmente con un uomo non c'è da lei, semplicissimo, cioè, finito lì il discorso. Non è in difficoltà. E niente. A me tu devi tagliare tutte le cose che non si possono dire? Che senso? Potevo dire. Non lo so, non lo dire. No, perché no? Nel dubbio non lo dire. Vabbè, comunque tagliala perché l'ho detto. Sì, per sicurezza, perché poi non vorrei mi bannano il canale e poi tutti i sacrifici di anni hanno... E volano. Comunque. Ti puoi far vedere almeno per iniziare video alla fine? Con il piede per guadagnare qualche soldo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Grazie per i like, grazie per essere iscritti. C'è calzini neri. Pure i calzini vendiamo, eh. Pure i calzini. Ma non sono neri. Li possiamo vendere. Che cosa? I calzini. Cioè, tipo, lui in determinati giorni va a correre. Quindi poi i calzini hanno quella fragranza. Ma come... dai, che schifo! Non vuoi correre di più! E dai! Ma che sono una persona a cui piace! Ho capito, ma che... Non giudicare! Allora, io non giudico! Io non sono né giudice né giurista. Mi stai mettendo un'immagine dentro la mia testa che non mi mette a mio agio. Capito? Cioè... Ci stanno tipo ragazzetti su TikTok che prendono i calzini dopo l'allenamento. E per me possono continuare a farlo, per carità. Ci paghiamo una vacanza alle Maldive. Ma se io voglio pagare una vacanza alle Maldive, affatia. Non è che me... Vabbè, arrotondi. Non utilizzi per arrotonda. Ah, perché se qualcuno ti si presentasse e ti proponesse 1500 euro per un paio dei tuoi calzini dopo l'allenamento, tu rifiuteresti? Ma non ci credi manco tu, ma per favore. Ma su. Te lo giuro. Non ci credo. Mi dà fastidio che la gente usi la mia roba come, che ne so, per fare tra virgolette, non so quello che ci fanno, però uno pensa ci fa. Le persone fanno autoregge con le tue foto. Può essere che qualcuno si stia facendo cose con questo video in questo momento. Dai, non no, ti prego. Cioè, a me immagini che qualcuno pratichi dell'autoterrorismo, che assolutamente non c'è nulla di... Ma è un video delicato, mi sta piacendo. Ah, che cosa? No, tutto questo, questi argomenti. Ah, sono partito in casa. Vabbè, comunque, l'immagine è che un qualcuno, qualsiasi persona che sia, pratico con la mia foto oppure con dei miei oggetti, a me mi mette una certa ansia addosso. E se lo facessero già? Eh? Se lo facessero già. L'ansia andrebbe... sulle stelle. Uno ha messo, cioè io una volta stavo con un gruppo dei suoi amici e uno aveva detto tranquillamente davanti a tutti quanti che si messo in foto. Vabbè, pure io lo faccio. Ho capito. È come se uno dei tuoi amici mentre stavamo tutti farti capire che lo fanno comunque. Che tu voglia, che sì, ho capito. Io non è che non voglia, non lo voglio sapere. È questo. Vuole rimanere all'oscuro il bambino. Sì. Vabbè. Oh, mi provoca ansia, che devo fare? E secondo te a noi no? Ho capito. Ma te non lo fanno comunque. E va bene, voi perché? Va bene! Cioè, no, nel senso. No, nel senso che ho capito quello che vuoi dire tu. Che comunque lo fanno su. Principalmente i maschi sulle donne. Non va bene, non va bene. Però, diciamo tra virgolette che va bene, perché comunque se tu devi fare certe cose vai sui siti dedicati, no? Nemmeno, almeno non c'hai il senso di colpa. Comunque sono 9 minuti di video. Quello 19. Dovrei editare tutto. Comunque dovremmo fare un video dedicato. A che cosa? A tutti questi argomenti simpatici. Io ne parlerei di loro. Di loro.
E dai, sta pazzia, ho capito. No. Questo è stato il crocchetto di Maria, non sponsor. Non mi hanno pagato per farle vedere. Semplicemente Maria c'ha fame ad orari incredibili ed andare ogni notte nello sgabuzzino alle 3, alle 4, alle 5 di notte mi sembra un po' esagerato. Quindi le teniamo qua così perché la notte sappiamo. No, no, Lore, se mi arriva una puzza, ti giuro ti caccio dalla camera. No, direttamente dalla camera. Allora, tu mi lasceresti se un giorno andiamo a vivere insieme, no? Io faccio le puzzette nel letto. Oddio. No, non faccio niente. Allora, se è veramente tanto puzzolente del tipo che io muoio, mi andrei via. Va a dormire sul divano. Sì, un attimo, fai svaporare, lavi tutto quello che hai puzzito. Sì, vabbè. Poi torno. Come se non le fai pure tu. Ma non puzzolente come le tue. E che cazzo di mangi, saporito? Vendiamo pure le scorregge di Lorenzo. Sì, così vomito. Così comunque queste due antenne non sono sporche semplicemente perché stanno lontane dagli archi, dalle alghe. Guarda. Va bene, penso che a 31 minuti da ancora da editare, ci possiamo fermare qua. Spero che il video vi sia piaciuto. A parte che io ho già salutato. Vabbè, lo rifaccio. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti. No, perché ci sta il tuo piede. Grazie per il like, grazie per esservi iscritti, mi raccomando. Non lo far vedere che mi bannano! Mi bannano! Che suono! È la tanto! Ci vediamo al prossimo video! No, la parte No, la taglio! Sì. No, la taglio! No! No, la taglio!